Eccoci, ci siamo e c'è con noi finalmente tornata qua in diretta ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Godò, Eleonora Marsella. Ciao Eleonora, come stai? Buon anno. Ciao Massi, tutto bene, auguri, auguri alla redazione. Auguri anche a te, grazie, qua la redazione in fermento, tante novità quest'anno ci saranno, insomma stiamo sempre più crescendo e questo ci fa piacere. Senti, ma come hai festeggiato tu l'ultimo dell'anno? So che sei stata a Taranto e ti sei divertita. Sono stata a Taranto, una bella perla anche della Puglia, devo dire la verità. Ho scoperto essere divisa in due parti, Taranto Vecchia e Taranto Nuova. Addirittura ti dirò che Taranto Vecchia, se non ci fosse quel ponticello che la collega, in realtà è considerata un'isola. Sì. E quindi molto, una cosa che non si sapeva in realtà che fosse così divisa, molto bella tra l'altro, poi questo mare, pescatori, ti dirò l'unica cosa negativa è Bozzi, ed è una cosa negativa un po' ovunque. Sì. Si divertivano. Senti, ma so che, non so se a Taranto c'è stata, so che in alcune parti d'Italia hanno fatto un'ordinanza, i sindaci hanno fatto un'ordinanza anti-botti. Non so se a Taranto l'hanno fatta oppure se l'hanno fatta, no, e poi l'hanno rispettata. Mi è sembrata una cittadina, come dire, molto illegale, cacchi su motorini assenti. Non lo so, ho avuto un'ottima impressione dal punto di vista della legalità. Del rispetto della legalità. E questo manca un po' a tutta Italia. E poi magari nel sud ogni tanto si lasciano un po' andare. È vero. E vabbè. Assolutamente vero. E vabbè, purtroppo è così. Senti, tu allora, anche per il 2017 inizierai con i buoni propositi. E i tuoi buoni propositi sono proporre ottimi esordienti, ottimi scrittori esordienti, giusto? Sì, anche nel 2017 continuiamo con i buoni propositi di letture, soprattutto con la collaborazione con Radio Godò, in cui ogni settimana parlerò di uno o due libri che diciamo consigliati per la lettura del mese. In particolar modo oggi vi parlo di un libro molto particolare. L'autore è Sergio Casagrande e il libro in questione è Satanico Angelo Custode, scritto appunto dall'autore che dice. Scusa Eleonora, puoi ripetere il titolo perché al momento ti abbiamo persa? È Satanico Angelo Custode di Sergio Casagrande. Ok. Allora, l'autore è nato a Conegliano Veneto, quindi non è del Lazio né della Puglia, e ha lasciato tutti questi anni nella bellissima città di Treviso. Il libro in questione è stato scritto per la prima volta nel 1987, poi è stato rivisto e pubblicato con la nuova casa editrice, o meglio, addirittura una casa editrice self, quindi con Hugo Imprint. Il libro in questione che ti dico, caro Massi, è molto particolare e in realtà vorrei introdurlo con una massima. Allora, la massima che ho sottolineato nel libro di Sergio Casagrande è Dante non era un cattivo soggetto, ma sicuramente un grande poeta, ma come storico e politico Dio ci salvi. In sostanza, il libro di Sergio è molto particolare perché il protagonista è Sandrus, da cui prende il titolo il romanzo, che è una rozza e impresentabile, come dire, entità che si trova alle dipendenze dell'Onnipotente. Sì. Quindi ben lungi, diciamo, è molto lontano dalla figura iconica dell'angelo custode, come la immaginiamo noi o come a noi vicina. In realtà questa è una figura molto particolare, quella di Sandrus, che veglierà, tra virgolette, e diciamo ligio al dovere fino alla morte. E praticamente accompagnerà poi la morte e quelli che sono quei momenti di principe che è l'uomo su cui ha vegliato per tutta la vita. Sì. L'angelo in custode Sandrus ha una circa tra i 60 e i 70 anni, è questa figura un po' rozza che ha le dipendenze dell'Onnipotente, ma soprattutto dell'aldilà. Come diciamo sostennero molti prima di Casagrande, l'aldilà, sì, non è così brutto come lo si dipinge. Sì. Tant'è vero che in questa visione del libro di Sergio viene Sergio Casagrande viene, diciamo, questa visione. Sì. Quindi il protagonista è Sandrus, che è una creatura. Poi incontriamo Principe, che praticamente ha vegliato per tutta la vita, e c'è un'introduzione, diciamo, di tante religioni, quindi c'è, sì, una buona descrizione, diciamo, non soltanto della classica religione di cui ci occupiamo. Sì. Il libro poi in particolar modo è diviso in diverse parti, nel senso che sono tante storie, tante piccole storie, parer mio, all'interno, diciamo, poi della storia, appunto, che è quella di Sandrus. Sì. Ci sono tante piccole storie in cui, ad esempio, incontriamo anche
San Francesco, sì, per esempio l'incontro di Francescus e Clara, Francesco si incontra le anime, poi c'è il padre Elio, c'è uno strano invito, c'è tantissima roba. In realtà poi diciamo l'autore ha una passione, come dire, abbastanza importante per San Francesco, sì, perché a parte che è uno dei protagonisti, e poi gliel'ho chiesto l'autore, mi ha detto che è stato diverse volte proprio a San Francesco d'Assisi, quindi è andato diverse volte ad Assisi proprio appunto per visitare quelle che è la vita di San Francesco, per fare le sue ricerche storiche, perché mi pare di aver capito che è un bel romanzo storico questo. Molto probabilmente sì, anche perché il libro diciamo non ha specchie da nessun punto di vista, a cominciare dalle descrizioni fino ad arrivare allo stile e quindi poi alle ricerche, è come dire consigliato per chi è alla ricerca di un consiglio, scusando il gioco di parole, sì, sulla fede, per rivedere, sì, diciamo, in maniera ottimistica, ironica, tanti punti di vista. Tant'è vero che tra le qualità della penna di Sergio c'è proprio questa ironia, questa comicità che è tipica di Sergio Casagrande, che poi è quello che secondo me fa di questo romanzo un romanzo unico. Sì. Soprattutto, ti dirò, è stato pubblicato con You Can Print, quindi a parte poi sul sito, è un libro che si presenta con 215 pagine ad un prezzo di copertina cartacea di 15 euro. Mentre per quanto riguarda l'ebook a 4,99, quindi anche questo rapportato come prezzo. Come stelle, per me è stato premiato 4 stelle su 5, sì, è un libro particolare consigliato a chi ama la narrativa, chi, sì, è scettico dal punto di vista religioso, chi è curioso delle religioni e chi ha una certa idea, diciamo, dell'angelo custode. Tuttavia, proprio ieri è nata la pagina Facebook dedicata a questo libro, sì, dedicata al libro Sandrus, Sanico Angelo Custode. L'idea della pagina Facebook poi è nata insieme all'autore, soprattutto dovuta al fatto che quando io gli ho recensito il libro, in quei giorni 50-80 persone hanno commentato il mio stesso articolo, tutte persone che avevano letto il libro, quindi che avevano conosciuto Sandrus e l'Angelo Custode. E la cosa interessante è che nei commenti sono usciti fuori tanti pareri di tanti lettori che vedevano il libro in una chiave tutta diversa e tutta propria. Certo, questo è il bello della letteratura, no? Insomma, anche è avere... Esatto, questa cosa è meravigliosa, questa cosa che è uscita fuori dal libro di Sergio Casagrande, di Sandrus, è veramente particolare. Ci fa capire che il protagonista stesso, Sandrus, che è l'angelo, ma ovviamente anche Principe e tutti gli altri racconti, sono stati scritti sì da una penna, ma in realtà possono essere letti da chiunque e interpretati in una maniera differente. E nella prova la quantità di commenti che appunto sono stati riscontrati sul blog, sul mio blog di Eleonora Mazzella. Quindi questa è una particolarità veramente interessante, direi io, di Sergio Casagrande. Senti, però... Quindi, ti... Sì, sì, scusami, vai, sì, finisci che volevo farti una domanda poi. No, no, finisci. No, no, dimmi pure. Ah, no, la domanda era, volevo capire un attimo con te se ci potevi descrivere brevemente lo stile di, di Casagrande, perché è interessante, allora, credo che sia interessante. Stile descrittivo e scorrevole. In realtà poi viene incontriamo diverse riflessioni interne ed esterne dei personaggi, viste poi ovviamente dagli occhi di un angelo e vista poi dai terrestri. Quindi ha una visione complementare a 360 gradi, dando però libertà al lettore di interpretare. Quindi poi ogni lettore può ad esempio medesimarsi in San Francesco, rispettivamente a Clara, rispettivamente all'angelo custode, o come dirsi a Don Moreno e a tutti gli altri. Quindi è un libro, come dire, che può essere letto da chiunque e in qualsiasi momento, meglio ancora se state cercando delle risposte dal punto di vista religioso. Non dico che le troverete nel libro di Sergio, ma all'interno del libro Sandrus troverete diversi spunti che perché no potrebbero comunque aiutarvi o aiutarci ad arrivare poi insomma a qualche conclusione, a qualche idea ben definita, certo, di vista religioso. E certo. Senti, quante stelle gli dai? Gli ho dato 4 stelle su 5, quindi un qui. Ottimo libro, un ottimo libro, credimi. Tuttavia il fatto che tratta questi temi così delicati e importanti con ironia e la comicità, devo dire che non è da tutti. Cioè ridere leggendo un libro non avviene spesso. No, no, infatti, assolutamente. Per questo io lo reputo comunque un libro speciale, sia per l'argomento trattato che per il modo in cui è stato scritto. Bene, bene, mi fa piacere. Quindi una buona lettura subito nel 2017, giusto?
Sì, io dico che tra i propositi dovete assolutamente scrivere Sandrus, un satanico angelo custode di Sergio Casagrande. Deve essere uno dei libri che leggerete nel 2017 degli autori emergenti, assolutamente consigliato. Tra l'altro, come vi dicevo, c'è in ebook a 4,99€, in cartaceo a 15€, sul sito di You Can Print, o semplicemente, se volete anche aiutarci a far crescere la pagina Facebook rappresentativa dell'opera letteraria, cercate Sergio Casagrande su Facebook e troverete la pagina autore. Certo. In cui pubblicheremo sicuramente la nostra diretta e poi troverete degli estratti, delle fantastiche foto del libro, insomma un po' di materiale interessante dell'autore e dell'opera. Assolutamente, oppure quindi andate sul blog di Eleonora Marsella, ovviamente. Anche, beh, ovviamente sempre sul blog di Eleonora Marsella, Sergio Casagrande, oppure la pagina Facebook, il blog di Eleonora Marsella. Bella. E va bene, allora noi ci diamo appuntamento a domani, insomma, inizia subito forte questo 2017. Per un nuovo libro. Va bene, grazie, sì. Intanto oggi mi raccomando, leggete Sandrus. Oggi tutta giornata leggere Sandrus, bene. Esatto, tanto 200 pagine che saranno mai. Ma sì, infatti. Velocemente. Va bene, grazie. A domani. Grazie Eleonora, ciao, buona serata, ciao.